Bentrovati al TG Med LIS, l'informazione nella lingua italiana dei segni a cura della redazione delle TG Med. Sarebbe stato il nipote di 17 anni a sparare due colpi di fucile al nonno di 61 sull'ex strada provinciale Vittoria Scoglietti. L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Dopo una lite, il nonno avrebbe minacciato il nipote con un'accetta. Ad assistere alla scena c'era anche la madre del ragazzo, che avrebbe tentato inutilmente di sedare la lite. Dopo aver recuperato l'arma, il 17enne ha colpito però con un colpo la gamba del nonno, andando poi al bar con gli amici. Raggiunto dalle forze dell'ordine, ha confessato tutto, il fucile però non è stato ancora ritrovato. Ricoverato all'ospedale di Vittoria, la prognosi per la vittima, l'anziano, è di 30 giorni, il ragazzo invece dovrà rispondere di tentato omicidio. Un'infermiera dell'ospedale di Partinico è stata prima minacciata e poi colpita con due calci da un paziente. Già visitato con diagnosi di sindrome influenzale, l'uomo, dopo una breve attesa per consentire agli operatori di prestare assistenza a un paziente in codice rosso, ha aggredito la donna che voleva assisterlo. Solidarietà e condanna da parte della direzione aziendale dell'ASP di Palermo, l'assessore regionale Razza dice: pronti a costituirci parte civile. La politica all'ARS, giornata decisiva per la manovra finanziaria. La conferenza dei capigruppo deciderà se andare avanti fino al 31 marzo o far slittare il voto di un mese, prolungando così l'esercizio provvisorio. Intanto il Partito Democratico è nel caos. Il segretario regionale Fausto Raciti, nella sua relazione d'apertura alla direzione, congela le proprie dimissioni. Incertezza sui prossimi passi del partito anche in vista delle amministrative di giugno. Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per rischio idrogeologico fino alle 24 di oggi. Si prevedono ancora precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per il TG Med LIS è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.